Allora, mister, una vittoria sicuramente meritata, però sofferta soprattutto nel primo tempo, quella contro il Pordenone domenica. Ma molto sofferta. Abbiamo giocato contro una squadra che al di là dei 5 punti in classifica era ed ha dei giocatori di caratura importante e che quindi aveva la possibilità contro di noi di rifarsi, insomma, di questo inizio di campionato negativo. E quindi anche il momento in cui hanno fatto gol si è capito che veramente ci tenevano tantissimo, che sono andati tutti a festeggiare, era quasi una liberazione. E detto questo, va detto che la mia squadra è stata straordinaria nel riuscire a rimontare una partita molto complicata. E adesso, in virtù anche del pareggio del Delta Porto Tolly, siete in vetta alla classifica. Ah, questa è un'altra iniezione grossa di fiducia, perché questo, il percorso che abbiamo iniziato con lo staff, la società e i giocatori, è un percorso che stiamo facendo in modo importante, perché fare 7 vittorie e un pareggio, sia noi che il Delta Porto Tolle, se non sbaglio, siamo la squadra che, le due squadre che hanno la media punti più alta, dalla A alla B. Come mai la scelta di mandare molti, diciamo, titolari in panchina domenica scorsa, che poi una volta entrati hanno segnato o comunque cambiato il corso della partita? Vabbè, è una scelta perché tutti i giocatori, secondo me, non riescono a fare 34 gare a 100 all'ora. Io ho una rosa ampia con giocatori importanti e quindi è giusto dar spazio a tutti, magari rischiando qualcosina. E alla fine poi lo spirito di questo gruppo ha prevalso e abbiamo ribaltato una partita che magari si era messa su binari più complicati. Senti, beccati pochi gol, però quasi tutti su pallina piena. Eh sì, è un momento che magari ci gira un po' meno bene su queste situazioni. Domenica ha sbagliato qualcosina, però sono anche abbastanza tranquillo, ecco, di... abbiamo preso pochi gol, siamo la miglior difesa. Quindi vuol dire qualche... di cui partita, quindi vuol dire che, insomma, infatti la sua azione è presa. Sì. Quindi, guardando il calendario, una sfida importante tira l'altra, insomma, è proprio la... No, parte. Noi abbiamo questa striscia di partite con squadre di cosiddette di prima fascia, indipendentemente dalla classifica o no, e quindi dobbiamo pensare già al Legnago, dimenticandoci o prendendo spunto e considerazione da quello che abbiamo fatto sia con Pordenone che con San Donà, e quindi a pensare già al Legnago, che è una squadra importante. Io credo un passo falso inatteso sicuramente, che però forse rivaluta un pochino anche quei 3 gol presi con San Giorgio, insomma, cioè, tanto sprovveduti e tanto casuale non era. Beh, allora io forse... l'avevo detto subito che San Giorgio era una buona squadra, una squadra che davanti si trovano veramente bene, e quindi ci poteva anche stare questo inatteso passo falso. Però ogni partita fa storia a sé, l'importante è avere la nostra continuità, la concretezza. Questo è un campionato dove se sbagli un castigato, sbagli una marcatura ti fanno gol, quindi quello che conta è essere concreti, perché noi abbiamo un obiettivo. A me mi dovrebbe... è da valutare la sua situazione. Da valutare. Non per un traumatico? No. È un po' il faccio. Quello che si non so, cioè, bisogna parlare con il dottore. No. Se non sbaglio, hai preferito mettere il tamburo a sinistra e spostare il cerametaro centrale? Sì, sì, era perché era una partita dove i terzini erano liberi, loro giocavano con questa difesa 5 e sugli esterni ci davano spazio. Scantambullo è un giocatore che
che ha più, passo, ha più qualità tecnica rispetto a Salamitala, al contrario Salamitala ha più qualità difensive. E senta, e Casagrande invece? Ha fatto un'ottima partita, mi è piaciuto molto, sia nel centrocampo 2 che nel centrocampo 3, la qualità, un ragazzo da tenere in decisa considerazione. Caratteristica di questo Venezia, insomma. Abbiamo dei giocatori di qualità tecnica e che quando entrano in area di rigore vanno a cercare uno contro uno e il rigore di domenica è solare. Su questo insomma non ci piove. Ecco. In genere non solare, cioè, poteva andare sulla parte forse. Che era in una posizione dell'area. Sì, dove magari non c'erano grossissimi pericoli, stava tornando. Però il rigore c'è. Senti, Zubin è entrato bene? Oh, la grande. No, adesso al di là del rigore. No, ma è il merito c'è la controprova, avendo sempre fatto. Tu hai un gruppo di persone che sono prima di tutto uomini e il merito va sottolineato a loro. Chi entra fa la sua parte, anzi molto più che la sua parte, spesso determina le partite, c'è una grande coesione, un grande spirito da parte di tutti, si dà la pacca sulla spalla al compagno che entra, è la cosa più bella, veramente è la cosa che vuol dire che siamo stati col direttore che ha fatto la squadra, è stato veramente bravo a costruire questo gruppo, perché tutti i giocatori che fanno parte del Venezia sono prima di tutto intelligenti e uomini, e poi giocatori che a volte ci possono riuscire più o meno bene le cose, però c'è grande voglia di provarci sempre. Senti, se non ci fosse il campionato di mezzo potrebbe già dirsi un campionato a due, anche dopo un campionato di storia. Ma io la classifica la guardo, è chiaro che dopo 7 vittorie e un pareggio magari potevamo essere in testa da soli, magari la stessa cosa un po' di Delta Porto Tolle, però è già importante aver distaccato squadre blasonate, dobbiamo continuare a migliorare, noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo continuare a migliorare, andiamo a immagini di miglioramento molto ampi e quindi la strada che dobbiamo intraprendere è quella della concretezza e magari anche un pochino dello spettacolo, come magari in determinate partite ci è accaduto. Era più complicato farlo domenica, perché quando gioca una squadra che gioca a 5 dietro e che ha 3 giocatori in mezzo al campo di quella struttura, scardinare soprattutto fuori casa, nel loro campo, era abbastanza complicato.